Allora, amici di Potere Robotico, è arrivato un nuovo robot, quindi naturalmente Show Z, ringraziamo Mega, ringraziamo Grazie, voi, grazie, grazie, voi che ci grazie, seguite. Allora, la solita fola nella sì. sezione Support Your Favorite Via. Reviewer, dovete mettere il codice POTROB23, che 23. questo foglio qua è sempre lui che va avanti. Sì, ormai Ma ha lo mesi. sai che io ultimamente ho fatto un clicchino, no? E Sì. quindi ho voluto, POTROB. no? L'ho scritto piccolo, va Sì. bene lo stesso. Sì. Però è chiaro che magari se uno Boh. pensa a potere robotico deve pensare a grosso. Cioè, quindi fa in grande. Eh sì, però Ma in realtà il perché? problema è che però non si è visto questo click, in Ma io realtà. l'ho Non, fatto e ho anche domani. messo il coso, però mi ha detto che l'ha accettato. Esatto, però Però, boh. comunque, se voi volete fare le robe giuste, fate questa roba, mettete questo foglio qua, comunque varrà dei soldi. Questo qui è da incorniciare, dopo il gioco. All'asta, prossimo Novegro, al Chi prossimo lo Novegro sarà all'asta. vuole, lo Ne fa uno regalo, nuovo, tanto dopo esatto, lo regalo lei. per una Ecco, boh. Comunque, in questi giorni di festa è venuto a trovarci anche il Professore. professor. Purtroppo non è ancora rientrato dal Nepal l'avvocato. Allora, Però mentre parliamo, credo di sì. No, scusa, mentre parliamo, no. sta Ma rientrando, però. esatto, ma l'avremmo già visto, secondo me. No, lo vedremo Sì. dopo. No, deve ancora rientrare. Sto facendo No, confusione. vabbè, ma non. Ma le feste. Cioè, i prosecchi. Prosecchi, quelle cose lì, le Comunque, allora, scorzoni, vogliamo soprattutto. intanto in questo momento di feste, eccetera, brindare Brindiamo con ancora. la birra di Kotetsujig. Sì. Sì, anche perché poi stasera abbiamo la birra, ma abbiamo anche Ah, ci abbiamo anche. Vuole la far vedere la pizza pizza? di Potere Robotico. Allora, un Guarda, attimo, è che ragazzi. inquadro. Oh, fighi. Abbiamo anche la pizza di Potrob. Che Cioè, bello, che eh? cuoco! Che Che cuoco! cuoco! Portato dal Lei non è mica in professore. No, grado, no, caro no. No, straccione di. io quando sarò da solo dovrò mangiare la roba della Bifrost. Dovrò farmi arrivare la roba di No, ma quel lei imparerà. camioncino. Ma La l'Ains, come si chiamano? sì. No, ma Quella roba la strana. necessità aguzza Quello può essere, l'ingegno, sì. quindi Qui vuol lei. dire che. Magari poi si sposerà, non ci Ma dirà che niente. Si sì, e avrò un sposerà. orto. Pensavo che si sia deciso di riprodursi. No, no, lasciamo stare. Apriamo? È lì, è lì, è lì, Non è lo. Ah, è tutto già lì. aperta. Guarda, è lì. Figa, non te. Allora, non sono figa, no? Dai, che così straiamo un po'. Non lo strai sul nostro, sulla nostra stronavina. Beh, guardi che in realtà sono più bravo del previsto. Bene, Vede che bene. un movimento di polso. Precisione, Che precisione, marco movimento di polso. piano. Tac, E manca anche di una. Bravo. sinistro. Vediamo se ho il controllo anche di sinistro. Molto Cioè, bene. e birra straccioni, Sì, mi raccomando, in tutte eh. In le. tutte le salse. Sì. Indiscutibilmente italiana. Prendete la vostra birretta. Pensavo che lei facesse il Sì, forse passaggio, l'italiano, questo cioè, bussano. veramente lei è più una signora in Tipo, Italia. sì. Volevo fare in modo Sì, che. no, ma Di farli trabulare. c'è riuscito. Cin. Sì, Sì, al tac, tac. E chi Kotetsujiga, non bussa. eh. Vabbè, allora. Avanti. No, beh, Professore, meglio se. lei professore, c'ha la macchina calda. Figo. C'è l'attrezzo che Sì, funziona. ma parliamo dell'astronave. parliamo di questa Allora, astronave. abbiamo la seconda astronavina riguardante la serie animata Starzinger. Esatto. E si chiamava proprio Starzinger la Starzinger. serie, cioè, o era l'adattamento italiano che si chiamava così. Era proprio la. Comunque, Matsumoto, Va già bene. ne avevamo parlato con la precedente uscita, che Sì. era quella dello Starcrow, dove c'era Ian Kugo. Sì. E qui adesso abbiamo la seconda uscita. Io mi Sì. aspettavo che come seconda uscita ci fosse Sergorgo. esatto, Invece no, e invece ci hanno fatto uscire Vabbè, Donacca. il corpulento Donacca, che tra l'altro io non sapevo, non ero convinto della cosa. Allora, Ian Kugo sapevo che era un cyborg. In realtà anche Donacca è un cyborg. E invece ero convinto che solo Ian Kugo fosse un umano.
Cioè, anche Jan Kruger era comunque un umano che poi è stato trasformato in un cyborg. Probabilmente anche Don H avrà subito questa stessa metamorfosi e sono tutti e due, insieme anche Ser Gorgo, sono i protettori della principessa Aurora, o almeno la principessa Aurora è l'adattamento italiano, poi che si chiamava così anche nella serie normale, questo io non lo so, e non mi sono neanche andato, non sono un giornalista, quindi non mi sono andato a documentare. Viaggi in Occidente, comunque ispirato, romanzo della letteratura. Viaggi in Occidente, è vero, non in Oriente, in Occidente, cioè era un orientale che ha fatto un viaggio in Occidente, giusto? Arrivo, No, facciamo vedere che beve, per questo ci sono queste che far vedere pause. Che beve, vedere le... Allora, abbiamo la seconda astronavina. È molto molto piatta. È molto molto piatta, ma nella sua semplicità o nel suo essere piatto, secondo me è figa. A me piace più dell'altra. Allora, io la trovo rispetto all'altra più infantile, ma come forme, non come reali, perché tanto c'è tanto metallo, i colori che hanno sparato sono veramente goduriosi. C'è questo arancione, che non so se si vede, è un arancione metallico che è fighissimo come realizzazione. Poi la stelle, cioè, la precisione, la perfezione con la quale sono stati, cioè da Gunplaro vi dico che mi sta facendo godere la finitura che ha, la precisione più che la finitura. Bravo. Infatti vedete che non ci sono sbavature, non ci sono cazzate varie, proprio per il fatto che la finitura è stata veramente, nella sua semplicità è stata veramente curata. Poi vi facciamo vedere, è chiaro che non ha un design o delle soluzioni tecniche da farci strappare i capelli, come abbiamo visto magari in modelli robotici più recenti, come potrebbe essere banalmente un Sidebuster, come potrebbe essere, non so, tra le ultime cose che abbiamo visto di particolarmente ficcante, cos'è l'ultima? Baldios, sì, che Baldios però già richiama più i vecchi robot, e quindi anche lì per le forme e la colorazione ti sì, va più, però a livello tecnologico di costruzione è superiore, è superiore, infatti, rispetto a questo. Però l'Action Toys cosa fa? Cerca di titillare l'utente dandogli un forte richiamo al vintage. Quindi dandogli un forte richiamo col vintage, quindi colori sparati, colori brillanti, metallo. Metallo, soggetto antico che altro, non reinterpretato poi. Sì, no. Assolutamente tonda cured, come lei direbbe. No? Poi vedete anche la, il disegno sulla scatola di Don H. E poi, scusate, se la interrompo. Sì, facevo una domanda dopo. Vede qua, polistirolo. E quando poi si va ad aprire, c'è il forte richiamo al vintage, nel senso con questo cartonato che ti funge anche un po' da blister. E la vitrinetta, via. Sì. Tra l'altro, cosa che a me fanno godere non poco, sente queste plasticine, cioè queste queste bustine, che non è una bustina, è fondamentalmente una velina plastificata, sì, che ti dà una spaziatura tra il polistirolo e la... Stiamo parlando dell'imballaggio, però sì, è l'imballaggio, però adesso quelle cose che fanno, è un film di PVC, si sì, no, però praticamente bello, però... si è venuto a sapere che se uno si tengono i modelli dentro le scatole, il polistirolo va un po' a corrodere la plastica. Ah, sì? Sì, e soprattutto anche la vernice. Questo PVC praticamente funge da barriera tra il polistirolo e il modello, e quindi te lo, come dire, impermeabilizza e ti evita questo logoramento dovuto allo stress del tempo. Ti vuoi all'astronauta. Esattamente. Allora, lei prima ha dato una serie di informazioni su questo aggeggio, quindi metalloso, colori sparati. Sì, tanto osso non l'ho comprato. Ecco.
No, in realtà l'ha comprato. Ah, l'ha comprato. Però non riuscivo a capire se l'ha comprato. No, l'ha comprato. Però lui deve sempre dare una risposta. Dimmi tu. Ma è che... gli arriverà dopo. Gli ha fatto quella scelta che avete fatto un po' anche voi. Ok, allora giusta. Quella scelta che... quella giusta. Quella pioggia. Sì, sì. Cioè, se si può risparmiare 5 euro... Di più. 5 euro e mezzo. No, è che noi adesso la nostra nave dovrà fare un giro molto più lungo. Per causa... Allora, qui lo dico e qui lo nego. Se quella nave lì la affondano. Ah, lei gode. Vabbè. Ma su quella nave lì magari c'è anche qualcosa di suo. Ecco. Però io lo devo ancora pagare. Sì. Quello che lei essere... paga sempre dopo. Sì. Va bene. Mentre voi avete già pagato. Sì. Oh, prima o poi vi rimborsano, ma sì, state sì. Senza bagnos. Magari lei è anche contento. Chi io? Così non lo trasformo. Ma no, no, ma perché ci tiene il GNU, ecco. Non lo vende ancora il GNU. No, no, non credo, credo di tenerlo, quindi... Comunque, venendo vai. Venendo a noi, allora andiamo un attimino ad esaminare... Ancora. La navicella, no, ma adesso andiamo... Allora, che particolarità ci sono? In realtà nessuna. In realtà ce ne sono tante. Intanto potete accedere al cockpit interno. E quindi vedete e fate un po' la conoscenza anche di questo figuro un po' rotondo, un po', però lui era anche bonaccione. Beh, a me piace più dell'altro. Più bello dell'altro, cioè più simpatico. Quell'altro era un bullo, c'era il figo. Quindi, tra l'altro, io non è che abbia un ricordo così fresco di Starzinga. Tanto era anche una serie. No, io zio non lo guardavo. Io. Non era neanche una serie che mi piaceva più di tanto. Diciamo che cominciava a farmi godere un po' di più quando Ian Kugo poi dopo diventava gigante. Aveva, diciamo, questo mass shifting che aumentava le proprie dimensioni. Particolarità che era solo sua e non degli altri due soggetti. Sì, no, vabbè. Ormai che ore sono? Oh, messo quasi. Altro dettaglio, lui comunque la sua peculiarità non brillava di certo per intelligenza. Perché ride? No, io sto cercando di fare discorsi seri. No, perché lei non rotta mai. Ma che c'entra? Ah, vabbè. Una delle sue caratteristiche non brillava per intelligenza, ma era un grande cuore, ma era anche forte, era prestante anche fisicamente, cioè con la forza della sua pancia lui vinceva gli scontri. Vedete, tra l'altro molto bello, adesso non so se riesci anche a riprenderlo, che c'è anche il cockpit con tutto il c'è un po' tutta la lo schermo, lo schermino con il... c'è questa plancia e tra l'altro adesso io vi tolgo un attimo qui Don H. Qui non è come quelli della Frizzeo che si staccano qui, a parte che ok la sezione è superiore, però qua se li toccate non si rompono, tengono, è chiaro che non sono non sono muovibili, ma sono in posa fissa. Infatti vedete, voi mettete qui Don H, glielo ficcate dentro e fic. E prende proprio la sua posizione in un attimo. L'altra particolarità che ha, tra le poche, è possibile... allora, in questa modalità si conficca sopra il display stand che c'è nella sua, il suo innesto. Poi, se volete, si possono togliere queste paratie laterali. Cosa vuole che sia dopo che ho trasformato il baldio? No, oh, una cazzata. Non rappresenta niente. L'ho fatto anche quasi a ricordo. Beh, non è che sia. E qui adesso. Memoria. Ficcate. Adesso qui. Non riesce a agganciare meglio. Però bisogna anche spingere. Non è più fuori. Non sono dall'altra parte, magari. Lato. Magari però bisogna. Spingere. Adesso c'è andato bene. Va bene. E qui praticamente bisogna metterla dentro così e poi tac. E allora si innestano nella e diventa al posto di
astronavina volante diventa una sorta di carromatino e si certo. può anche combattere a terra. Certo, è, la sua, è il suo elemento. Probabilmente sì, la terra. È il, tra l'altro poi lui ha questi colori un po' di vomito, un po' di piscio, con una spruzzata di verde della sua... Sembrano un po' i colori del Gundam del Plotone Neone di Nino Lobo. Sì. È vero. Sai, c'hanno un po' di assonanza della... Ma le ali gialle si muovono o sono... Sai che non lo... Andiamo a vedere. Perché da come sono messe sembra che si muovano. No. Allora, andiamo a vedere un attimino dalla scatola. Se le immagini no. Le immagini non ci danno nessuna informazione di quel tipo lì che possono però fare. Però può aggiungere i missiloni alla parte davanti quando è in modalità carro armato. Ah, giusto, è vero che li ho anche estratti. Cioè, praticamente ha delle trivelle. Praticamente lui trivellava. Vediamo se è calamità. È figa calamità. Cambia tutto. Cioè, effettivamente quelle due trivelle lì sono più corte dei raggi dai quali spa. Quindi io non so cosa possa trivellare, ma non sono dettagli poi rilevanti, secondo me. No, tanto i cartoni animati sappiamo che non dovevano... Poi probabilmente aumentavano anche la propria dimensione, le trivelle. Sì. Perché io non so con quelle due trivelle lì cosa ci fai. Nel momento in cui doveva trivellare gli disegnavano più corti i raggi. Sì, quindi... cioè con due trivelle del genere non vai neanche a... se cerchi di infilzare qualcuno non lo senti neanche, se c'hai un culo spanato non lo senti neanche con... Ma che volgarità, ma che volgarità! Beh, noi non siamo da prime time, eh. Ah no? No. Siamo... Ovviamente che il protagonista non era dei più intelligenti del personaggio, quindi ci sta. No, lui era... Dietro. Diciamo che il suo buon cuore e la sua bodriga compensavano tutto il resto. Ora però, se voi vi ricordate, anche Yankugo quando dava il colpo finale poteva uscire dalla propria cabina di pilotaggio. Allora, e come nell'altra edizione c'erano sia il pilota che poteva rientrare dentro al cockpit che quello che stava al di fuori da bullo per poter simulare anche la posizione di attacco, che ripeto io ho un ricordo talmente vago che non mi ricordo neanche se lui dava un colpo e io non so che cosa dire di preciso di questa. Ma secondo me è molto bello. Allora, è molto infantile, cioè nella sua infantilità è fatto anche, bene. Anche l'altro, anche Yankugo, chiaramente lui era alto, era figo, no, così. Però vede anche come è disegnato il viso, così un po' da bambinone. Ce l'aveva anche Yankugo. Sì. Quindi sono andate dietro a questa cosa. A questa suonata, però, ecco, ad esempio... Siamo nel 2023, questo tipo di snodo, ok, che in action, cioè è un po'... lo so, che non mi piace molto. È un po' tremenda, anche questo buco su... Ma è la stessa cosa Yankugo, eh? No, ma è vero, ma infatti l'avevo anche detto. Ma insomma... perché il progetto è vecchio. Lei... Poi vede un po' anche com'è la tipologia di... cioè, adesso io non vorrei dire niente. Insomma, cosa ha contro questo Donaka? Non... Lo dica. Guardi, secondo me è sintetizzato tutto in questa armetta. Cioè? Una palla. È un po'... Non so. Dica, perché ce l'ha con il signor Donaka? No, io non ce l'ho con il signor Donaka. Però diciamo che c'è una realizzazione che... Il punto è, i fan di Starzinger hanno un'alternativa? No, anzi, tra l'altro l'uscita di questa... di queste, diciamo... Lei lo vede buffo, no? Sì. Lei lo vede buffo. Però è giusto che sia così, no? Ok, sì, si può stare. Però è un buffo... sì, è anche Toon, se vogliamo, però è un po' infantile anche. Vabbè, ma è come l'altro, eh? Sì, però l'altro almeno era un po' più ingentilito dalle sue forme. Vabbè. No, magari vedremo tutti e tre. C'ho già abbastanza roba in ballo in questi giorni, da andarmi a creare ulteriore stress. Vabbè. Quando avremo Sergo, che tra l'altro avevano detto che sarebbe dovuto uscire l'anno prossimo.
poi hanno, ci hanno fatto lo scherzo e pum, invece te lo fanno uscire subito. La traccia bilancia ce l'abbiamo? Sì. Certo. Sì, sì, adesso sì, andiamo. E quindi doveva uscire tipo, non lo so, ad aprile o maggio dell'anno prossimo. Addirittura. E invece, anche se sappiamo che la gestazione di queste astronavi riguardanti Starzinger è stata un bel passo, un po', sì, perché erano già state annunciate forse prima del Covid, se non dico una cavolata, sì, era un po' che giravano molto e sembrava che non sarebbero foto, mai uscite in realtà tac. E probabilmente la terza astronavina, quella di Sir Gorgon, uscirà, se ci siamo, vada. In grammi, sì. Perché fa la matta? Perché secondo me c'è la pila che sta andando. 505 grammi. Beh, non è male. Io direi che... Ma non so se avete sentito il metallo... Prima ho alzato un po'... Cioè, no, no, a chi piace il vintage, secondo me questa è... No, vedo che lei la critica, però lei, Lobo, è un estimatore del vintage. No, no, io non critico... L'omino un po' meno. Anche se... mezzetto. Beh, non la critico questa storia. È plasticone al 100%, e vedete che praticamente lo scudo, cioè forse, adesso io non so. Ah, lei dice che lo scudo era la sua panza? Sì, perché effettivamente quando poi uno lo mette in questa modalità, è che ho che ad esempio lasciargli l'ombregolo così. Un po', sì. Cioè, un po' da infami. Io dopo non so se della serie animata comunque gli rimaneva il buco in... come dire, in trasparenza. Sì. Però è un po'... tra l'altro, non so se voi avete notato, perché vedo che nessuno l'ha detto, ma quel simbolo che lui ha sia sulla navicella che sul proprio petto, non vi ricorda qualcos'altro? Sulla navicella? Beh, no, era no, più defederato. Forse era più defederato. Sbagliato. Non è assolutamente zioniana la cosa, è federata. Sì. Cioè, a me ricorda molto il simbolo federale. Di Gundam. Sì. Adesso, però, onestamente, potrebbe essere anche il contrario, perché comunque Starzinger è vecchia. Non saprei. Ci sono un paio di difettucci qua di verniciatura. Bello però, Vede che qua c'è un po' di una parte di sporco sotto la vernice, quando hanno verniciato c'era rimasto un po' di polvere. Ma sento anche... No, c'è proprio il punto... Sento... Però è verniciato molto bene. C'è quel difettino lì, ma per il resto è bella fine. Allora, noi togliamo... Sì, il donacca piccolo. Esatto. E imbragato, diciamo. È imbragato. E andiamo a prendere. Allora, intanto non so, vi ho fatto vedere che anche la testa può fare un 360 gradi. La spalla. Sì. Ecco, non è proprio friendly, Però lei con questo friendly ha rotto le balle. Perché è internazionale. E Toon è friendly. La gambetta fa questo movimento. Puff, puff. E poi dopo c'è il movimento della caviglia. Pur apprezzando Don H, mi sembra di vedere in questo momento le stesse sembianze di Roger. Non so quanti. Ma Roger... Di American Dad, l'alieno. Roger American Dad, ah! Ma lui secondo me viene dopo però. Sì, però le gambe... Nel vederlo di fianco mi sembrava di vedere i coscioni di Roger. Vabbè, ma Roger era fatto tipo a pera. Però i coscioni sono così. Questo è fatto più a monolite. E quindi vedete che il nostro Don H esce con tutta la sua baldanza dalla astronave ed è pronto a tirarti questa mini clava nei denti, che se ti arriva nei denti la senti, ma però ti deve arrivare, perché quello è un po' corta. Insomma, la cosa un po' anche buffa anche di questi Starzinger qua, o guerrieri spaziali, adesso non so come caratterizzare quello che sono, è il fatto che comunque sia le astronavi, allora nel cartone animato naturalmente loro, l'astronave non è che loro si ingrandivano o si rimpicciolivano per stare dentro l'astronave. Non le hanno fatte, diciamo, in scala rispetto all'omino quando è fuori. Se no sarebbero state molto più grandi. Però è una roba strana. Cioè, non hanno neanche cercato un compromesso.
No, io stavo guardando le istruzioni, tanto che non la cagavo minimamente. No, ok. Stavo guardando le istruzioni. Ok. Qui mi sembrava che si potessero allargare le due ali. In realtà no. No? Perché qui ti fanno vedere che vengono tolte queste. In realtà le ali sono... sono fisse. Tra l'altro, molto semplici le istruzioni, però almeno tutte a colori. Cioè, almeno non hanno lesinato sulla, sui colori. Delle no, sui colori delle rotto, straccioni sui colori ci gonfia un po', esatto, sui almeno è un foglio, è un foglio a colore. Bandai te lo farebbe in bianco e nero, due balle con sta cosa di Bandai. No, lei non può parlare, non balli, lei se fosse un fanboy vero, lei è un finto fanboy. No, voi continuate a rompere i coglioni a Bandai. No, noi non rompiamo lei. Raccontiamo le verità, lei, come sta. Noi le rompiamo lei. Sì, ma anche Bandai. Perché lei dice di essere per tutte le volte, Bandai questo non lo fa, Bandai quello. Bandai ha 20 anni che mi fa felice. Siete voi che criticate, non io. Ma noi critichiamo, ma lei vuole andare a casa stasera con gli SRC? Certo, no, perché sono Bandai. Sì, ma io non potrei anche sottrarmi dal dare. Oh, qua non si può mai dire niente. No, eh? Ah. Non siamo in democrazia. Sensei, noi critichiamo ma compriamo. Sì, lui invece fanboyeggia. Io compro anche. Ma non, compra nulla. Compro giusto. Vabbè, chi dovrebbe comprare questo? Chi ha il primo e chi aspetta il Chi tra compra questo a chi gli piace. Tra l'altro queste navicelle qua sono andate a quotazioni esagerate. Sì. Cioè, questa qui su Show Z la si trovava sui 150-160 dollari. Mm-hmm. E ho visto preordine o comunque richieste quasi 300 euro. E sono decisamente abbastanza introvabili. Mi farà un po' paura la navicella, quella di l'astronavona, come che si chiamava, la Queen Cosmos? Sì, la regina, l'astronave regina, la chiamavo qualcosa del genere. Penso che fosse la Queen Cosmos, poi magari la sto confondendo con qualcos'altro, che è comunque l'astronave della principessa Aurora. Certo. E che dalle quali tutte e tre dovevano partire. Certo. È chiaro che non potranno Non credo, farlo, eh. Però sicuramente più grande sarà. Sì, almeno lo deve essere. Magari ci saranno tre riproduzioni delle tre astronavi che si più piccole, sarebbe... che simuleranno l'uscita, sì, sarebbe molto bello. Sì, quello sì. E potrebbe anche quasi escludere le altre tre. In un certo qual senso, uno potrebbe prendersi anche una. È chiaro che dopo ci sono pro e contro delle varie scelte. Una delle particolarità che aveva Starzinger, che probabilmente è anche entrato nel cuore di molti affezionati fan, è che forse aveva anche una bella sigla. A me non piaceva, però era un po' pesmo, però aveva i qua e là, era principessa Aurora sana più che mai. Sì, non ha un briciolo di sì, no, ma era pesa, a me non piaceva. Non ha un briciolo di sentimento, cioè lei più passa il tempo, lei più diventa quanti bocchini ha fatto e farà. Ma non si può dire, non si possono dire queste cose. Vabbè. L'astronave si chiama forse andiamo al pesello. Se la inculerà Gogo dal davanti glielo infilerà. Sì. E Jan Kugo, no, niente, Jan Kugo fuori dalla porta. Sa, la vuole girellare. No, al posto di girellarlo sulla sua, la girelliamo sulla tua. Sul girello vero. Metta. Faccia il giro. Metta. Passi sotto. Bene. Ma come mai non va? Passi sotto. Ma è collegato la corrente? Ma direi di sì. È attaccata male? Forse sì. Prende la scossa. Magari cambi... Adesso va. Sai, cioè, dicevo di cambiare buco. Beh, avrà 10 anni anche più o meno questo girello. Le prime volte non girellavamo, però è arrivato abbastanza alla svelta. Sì, anche questo qui lo metteremo in vendita. Ma e lo devolveremo
a noi stessi. Non devolveremo in beneficenza nulla. Allora, impatto estetico. Ma adesso si dice, non si fa. Si faceva e non si diceva. Si il contrario. Allora, impatto estetico. 8. Materiali. 8,5. Verniciatura. 9 per tutta la brillantezza che ci dà. Vabbè. Posabilità, vabbè, l'astronave, cioè è posabile un po' l'omino, però ma sì, vabbè, ma non è lui. È l'astronave, l'omino è già posato. Accessori, vabbè, c'è vabbè. Il trivellino che non serve a niente, no. Trivellini, cingolini per farla cingolini, cingolare, donacca, la mazzetta. Dovrebbe ricordarsi quello che ha dato a, ma dai, diamo la sufficienza, la formazione, non ci sta. Confezione. Io direi è bella, che... Abbiamo parlato di del packaging. Cioè, qui no, è bella. Tra l'altro, salute. Qui vedete che fondamentalmente questa è un è una foto del, cioè, del modello in sé, però è stato un po' photoshoppato, esattamente, dandogli quell'effetto un po' toon, un po' cartone animato. Oh. Che gli dona non muoia, eh. Sa che adesso che c'è il buco della pancia, eccolo lì. Stavo notando il buco della pancia anche sul anche sul disegno. Sì, però è un buco della pancia che fondamentalmente è nero, quindi cambia, però magari nella serie animata era fondamentalmente un tappo questo, mentre invece lì è proprio bucato nella non lo sa. Qua si vede un coso nero, ci sembra un buco. Sembra un buco, ma in realtà potrebbe essere un tappo che tappa il buco. Vabbè, se sei vada a cagare. No, quello mi dà più l'idea di un tappo che tappa il buco. Vabbè. Lì invece, qui invece buco, abbiamo solo il buco e non c'è il tappo. Esatto. Infatti, vabbè, vede che non è nero. Là invece è nero. Come non è nero? È un buco. Il buco è nero. Vabbè, ascolti, vabbè. Non ci saltiamo fuori. Ah, perché se lo rimetti a... cioè, dopo che sta morendo, che è venuto un attacco di starnutite. Aspetta che lo ricento, adesso non ci salto più fuori. Allora. Continui a rigirare finché non... ci sto provando, ma in realtà le sto... No, perché è un tappo. Ma perché sono preoccupato per loro. Ma perché c'è il tappo, come dice il professore. Essendoci il tappo... Ma andate a fare in culo tutti e due. No, oh, se deve morire, vada... esca dal cancello, che io non voglio responsabilità, dover giustificare la sua dipartita. Non voglio autopsie, controlli. Le fanno chiudere. Esatto. Dai, sa, va avanti. Sono preoccupato. Ma no. Insomma. Confezione, comunque stavamo parlando. Sì, ecco, ve l'ho fatta vedere anche il bella, dietro. Dove. Sa, dai. Boh. Bello, sa, dai sto cazzo di voto. Un polistirolo, cartone, le PVC, come dico. Ammesso che sia vero, perché sia PVC. Con che incazzatura? Non fai cazzare. Non fai cazzare. Ogilità. Ferma. Non so. Di farcela. Dai. Per me l'ogilità è da 7,5. Addirittura. Sì. Ma è importante. Starzinger sì. Poi dopo poi, che a lei non gliene frega un cazzo, che a me me ne freghi poco. Però è uno di quelle... Fanno parte del mito, fa parte della generazione d'oro. No, va bene. No, ok. Non lo so. Rapporto qualità-prezzo. I $150, esattamente. No, chiamiamoli anche 150 euro. Per me si becca un 6. Per me è giustificato. Se invece tornare quasi tutti in diecast ci sta. Con giudizio finale
Poi 150 euro è il prezzo che mi farà Lobo quando mi vende il Gurren Lagann. Sicuro, guarda. Mi sembrava che fosse... fosse 85. Un... che magari si stava trovando un accordo, ma... Non era così. Che stava cercando di trovare un accordo, ma mi sembra di aver capito che si girava con cifre un po' più alte. Ah, vabbè. Non guardi, di molto, eh. Guardi, il Gurren, io le venderò il Gurren della Bandai, lo terrò sigillato e glielo venderò a 2,80. Ma non lo voglio quello di... Giudizio finale, posso? Sì, tra voi, sì. No, no, non vediamo l'ora. Giudizio finale. A me comunque mi ha fatto godicchiare un po' meno rispetto allo Star Crow. A lei stazione, però a me... E questa è un po' più... Proprio questa qui senti proprio l'infantilità di più rispetto al, all'altro. Poi, probabilmente con l'uscita di Sir Gorgo, magari le vedremo tutte e tre insieme e ne potremo poi discutere ancora. Perché isolate sono un po' così... Ma allora, sembra un prodotto di almeno 10 anni fa, se non di più. Però almeno non c'ha le calamite come l'Evolution Toy. Beh, ecco. Anche l'altro però sembrava un prodotto di 10 anni fa. Sì, sì. Il design di questa roba è di fine anni 70, cioè... Ah sì. Non è invecchiata, è invecchiata. Sì, però... Cioè, rispetto ai robot che erano nuovi, le astronavi in quegli anni le abbiamo viste... Cioè, in quegli anni lì ci sono anche gli X-Wing e i TIE Fighter, voglio dire. Vabbè, però lì era più in un contesto real che in un contesto... Comunque... C'era anche Macross, se vogliamo, c'erano anche le Valchirie di Macross che erano avanti anni luce. Comunque, giudizio finale. E c'erano anche le astronavi di X-Bomber. Ah, vabbè, ok. Che hai visto la serie, le stai guardando, tutto no, in italiano. No. Sto finendo ancora. Ma X-Bomber però diventava un robot. Sì, no, però ci sono tantissime astronavi nella serie. Ah, che però non sono quelle che formano, che sono slegate dalla robot. Ah, ok. E hanno delle forme... Alcune sono molto accattivanti. Giudizio finale, comunque io gli do un... non salta fuori quello. È un 8 meno. 8 meno! Sì, cioè 7 e mezzo era troppo poco. Vabbè, l'8 un po' troppo, il meno... Però per chi... Cioè, tanto è l'unica roba che c'è di questa serie, a meno che non viene andata a prendere quelle... vintage no, che costano delle cifre furibonde. Già queste qua comunque si sono riprezzate in una maniera tremenda, quindi se non le avete prese in preordine lasciatele dove sono. Questo è il consiglio del sensei. Vi salutiamo, continuate a fare le feste, esatto. E fate i bravi, cioè, quasi più di mezz'ora per questa cosa, incredibile. Sì, ma però più o meno va bene così. We'll be right back.